Ok ragazzi, ciao a tutti e bentornati, torniamo a parlare di Outriders, perché la scorsa settimana sono stato invitato da Square per provare con mano tutti i nuovi contenuti in arrivo con l'espansione di New Horizon, proprio di Outriders, ed in questo video vi vado a spiegare tutto quello che People Can Fly e Square hanno pensato per questo looter shooter. Prima di iniziare naturalmente ringrazio Square per la possibilità di provare New Horizon in anteprima e visto il successo del lancio di Outriders, i devs hanno deciso di portare del contenuto aggiuntivo sul gioco in una maniera abbastanza sorprendente, con tante novità che vanno ad arricchire il gioco e soprattutto lo fanno in maniera completamente gratuita, che di questi tempi non si vede molto spesso in giro. Gli sviluppatori hanno confermato il fatto che non vogliono far diventare ovviamente Outriders un live game, e questa è una cosa che loro dicono praticamente dall'inizio, dal lancio, e che la formula sarà quella del lancio, e cioè un gioco finito con una storia finita, che però cerca di dare quel qualcosa in più alla player base che cerca nuovi contenuti. Il DLC di New Horizon aggiunge diverse cose, ma andiamo a vedere prima cosa modifica all'interno del gioco già esistente. Allora, la prima sarà una modifica proprio alle spedizioni, e cioè il content endgame del gioco. Sappiamo come la community ha sempre cercato di spingere tutte le build del gioco verso il DPS puro, e cioè nell'uccidere i mob nel minor tempo possibile, visto che le spedizioni si basavano proprio sul tempo con le quali si completavano. Da ora invece le spedizioni non avranno più limiti di tempo, ma basterà completarle per finire con il massimo del loot. Ovviamente le spedizioni più lunghe saranno ampiamente ricompensate rispetto a quelle più brevi, quindi c'è stato un bilanciamento anche per quanto riguarda il loot. La versione a tempo sarà lo stesso presente all'interno del gioco, quindi per quelli di voi che insomma vogliono continuare a sfidare il tempo potranno farlo, ma non comporterà nessuna miglioria in termini di loot. Parliamo ora di leggendari, cioè un tallone di Achille un pochino del gioco, soprattutto al lancio, che poi mano a mano è stato migliorato. Anche qui con il nuovo DLC vedremo delle migliorie. In primis è stato aumentato il drop rate di tutte quante le leggendarie in tutte le attività, così come è stato inserito anche un sistema di antidoppioni, abbassando le chance di trovare oggetti ripetuti. Altra cosa molto importante, è stato messo un leggendario garantito alla fine dell'ultima spedizione, cioè l'occhio della tempesta, con la possibilità anche di sceglierne una tra tre. Quindi ci sarà una leggendaria garantita e in più appunto possiamo sceglierne una tra tre, il che rende il grind delle spedizioni sicuramente più appagante se state alla ricerca di collezionare appunto tutte le leggendarie del gioco. Altra cosa interessante, ci sarà la possibilità di refreshare il vendor delle leggendarie, quindi Tiago, con la possibilità di andare da lui a comprare una leggendaria randomica quando abbiamo appunto abbastanza materiali, oppure quella di rerollare il suo inventario alla ricerca di leggendarie che ci mancano. Ora, parliamo di aggiunte e anche aggiunte importanti. People Can Fly ha deciso di aggiungere il transmog all'interno del gioco, e cioè la possibilità di cambiare l'aspetto delle armature in base a quelle che abbiamo già droppato all'interno del gioco. E questo si applica anche alle armi e persino alle leggendarie dello stesso tipo, che possono prendere una skin piuttosto che un'altra. Addirittura si possono applicare skin normali alle armi leggendarie. E questa è una cosa che rispetto ad altri giochi dove invece bisogna grindare oppure pagare per sbloccare le armature, qui il tutto sarà gratuito e tutto sbloccato al momento del drop, quindi basterà aver droppato almeno una volta un'armatura per trovarsela nel menu del transmog e applicarla come skin. Stessa cosa naturalmente equivale anche per le armi. Tutto questo sistema è ovviamente tra tutti i personaggi, quindi per quelli di voi che hanno più personaggi e vogliono applicare una skin o un oggetto ottenuto sul Trickster, per esempio, potranno poi applicarla su qualsiasi altro vostro personaggio, quindi magari su un Devastatore o qualsiasi altro personaggio appunto che abbiate all'interno del gioco. Quindi questa è sicuramente un'ottima cosa. Però dov'è la ciccia? Cioè cosa si potrà fare di nuovo su Outriders New Horizon? Allora, gli sviluppatori hanno aggiunto 4 nuove spedizioni da giocare in endgame con diversi livelli di difficoltà. Come sempre, tutte collegate in qualche modo alla storia principale, che vanno a toccare alcuni aspetti ancora inesplorati della lore del gioco. Di queste spedizioni è proprio il gameplay che state guardando in questo momento appunto all'interno di tutto il video. Chicca finale, Outriders finalmente è diventato completamente crossplay tra tutte le piattaforme: Xbox di tutti i tipi, PlayStation di tutti i tipi, PC, Stadia, Epic Games, Steam, Game Pass, eccetera eccetera. Insomma, il matchmaking sarà completamente unificato in modo da poter giocare con tutti sempre e da ogni tipo di piattaforma possibile.
Uff, ok, insomma, diverse cose di cui parlare dopo tutto quello che vi ho detto, però non vi ho ancora detto quando sarà disponibile la nuova espansione di New Horizon di Outriders. A breve, lo sarà a brevissimo, cioè domani, il 16 di novembre alle 18 ora italiana, su tutte quante le piattaforme disponibili e ovviamente gratuita per tutte le piattaforme disponibili. New Horizon è un'espansione che va a migliorare ancora di più l'esperienza di gioco di Outriders, che per il tempo di gioco che vi porta via è sicuramente un qualcosina in più da avere. Il gioco si arricchisce gratuitamente di tante cose interessanti che vi possono far tornare a grindare un pochino per migliorare le vostre build, se appunto avete già giocato ad Outriders, oppure per provarne di nuove, soprattutto con le nuove leggendarie che arriveranno con le nuove spedizioni. Insomma, un buon update che non stravolge il gioco ovviamente, ma che lo arricchisce sia per i vecchi che per i nuovi giocatori. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, se proverete il nuovo update di Outriders, visto che è gratuito, o se per caso avete già giocato nei giorni successivi a questo video, come vi sta sembrando Outriders New Horizon e che cosa ne pensate. Ora io vi lascio ad un po' di gameplay delle nuove spedizioni e noi ci vediamo alla prossima. The vintage is on these. If the packs were last making alcohol when that bastard Monroy showed up, it's at least 30 years. Well, no use in letting them go to waste. Oh, God. Guys, I take it back. This is the treasure. Underground wellspring. I have a nice view and something to drink. Hey, save some for the rest of us.